Io ho detto specificatamente che non dovete comprare, non è che non dovete comprare. Oh, se lo volete comprare, compratelo, poi cazzi vostri. Io ho detto di non, che secondo me è meglio non acquistare elettroutensili a batteria perché hanno batterie proprietarie. E qua vi taglio la testa a tutti i chiacchieroni, tutti i professoroni compresi. Avendo batterie proprietarie, o usi le sue o te la prendi nel culo. E come ho già detto, mia madre mi ha detto, ma dai, guarda sul volantino, magari c'è la batteria, te la vado a comprare, te la metto nel pacco, te la spedisco nelle Filippine. Sono andato a guardare. Allora, la batteria come la mia, quindi senza Bluetooth, senza cazzate, da 4 merdosi ampere, 33 euro. Scusa? Io qua con 33 euro mi faccio due batterie Makita da 9 ampere l'una, due, con 15 batterie all'interno, non con 8, no, non con 10, scusate, non con 10, con 15, 15. E fidati che fa la differenza, perché ci sono dentro 15 batterie che forniscono, non che cala subito boom, così, no, no. Vabbè, a parte questo, poi ho guardato meglio, oh cazzo, 8 ampere, oh 8 ampere, Bluetooth, 39 euro, 99, 40 euro, 40 euro, ma sei scemo? Ma io qua con 40 euro compro due trapani, due ne compro, due. Completi di valigia e batteria. Ma che cazzo mi state dicendo? Allora, il discorso non è che non funzionano bene gli attrezzi Parkside. Gli attrezzi Parkside funzionano molto bene a livello meccanico, a livello estetico e soprattutto a livello ergonomico. Per me sono i migliori. Ma Roby, tu hai detto che no, ascoltami. Allora, esteticamente sono belli, fatti bene. Ergonomicamente parlando, sono tutti gommati. Anche qua ci sono gommati, eh. Però questa gommatura, cazzo, quando ho le mani sudate, quando è, fidati che è bella cosa, è bella cosa. Ma non è questo il problema è che se ti vanno a fanculo le batterie, e può capitare, è capitato a me, nuova, con 30 minuti di utilizzo dopo l'acquisto, ci sta, come ha detto qualcuno, che le batterie sono difettose. Ci sta un cazzo, ci sta un cazzo. Adesso cosa faccio io che sono qua nelle Filippine, non ho più lo scontrino, non ho più un cazzo. Me le infilo in culo, eh? Eh? Se fossero state batterie non proprietarie, cioè che o usi le sue o nessuna va bene, perché? Adesso vi spiego. Perché ogni utensile che io compro qua ha il polo positivo e il polo negativo. Finito. Non c'è altro. Più, meno. Basta. Hanno all'interno, dentro nel trapano, dentro nel grinder, quindi nella smerigliatrice o qualsiasi cazzo di elettroutensile, hanno all'interno una scheda elettronica che gestisce anche la temperatura, che
il numero di giri, i cazzi mazzi. Già dentro nel trapano non ce l'hanno dentro nella BMS della batteria che ha quattro poli. Ha quattro poli. Le altre ne hanno due. Due e basta, finito. Ora, il discorso è questo, che se tu compri Parkside sei costretto e vincolato, sei ammanettato, devi usare quello che dicono loro. Se loro smettono di produrre batterie, e lo hanno appena fatto perché adesso la fanno con il Bluetooth, ma a me. Di avere il Bluetooth dietro una batteria non me ne frega assolutamente un cazzo. La trovo la cosa più stupida e inutile e che va ancora di più a incasinare, rendere sensibile con l'elettronica, con i cazzi, mazzi, una batteria. È una batteria, cazzo. Deve essere. Scusate, ma mi arrabbio. Deve essere semplice, semplice. Che se si brucia, qualsiasi coglione di questo mondo la apre, toglie le batterie, ci salda dentro altre batterie e il gioco è fatto. No, 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 è come comprare la BMW, la Audi, oramai siete come la Apple, siete così pilotati che non siete più buoni di fare un cazzo. Di decidere un cazzo, di creare un cazzo, di modificare un cazzo. Allora, se ti va bene, adesso io ho guardato sul volantino, ci sono solamente da 4 A e da 8 A le batterie Bluetooth. Ma io mi rifiuto, piuttosto guarda, te lo giuro, la pago di più, la compro su Amazon, la compro su Amazon, che tra l'altro c'ho un buono, grazie a voi che mi cliccate il link di Amazon, mi è uscito un buono, c'ho lì un buono a 25 euro, magari riesco a comprarla, farla arrivare a casa di mia madre me la butta nel pacco, il vecchio modello voglio, il vecchio senza Bluetooth, quella da 4 A di merda, tanto per averla in più, tanto per essere contento di non. Perché se mi vanno a fanculo le batterie dell'avvitatore, cosa me ne faccio di quell'avvitatore? Cioè, voi non vi rendete conto, se vi vanno a fanculo le batterie della Parkside, non avete modo di riparare, di fare. E la garanzia, non mi dia cazzate della garanzia, perché 10.000 comprano, buttano via lo scontrino e fottono un cazzo. A 29 euro, cazzo me ne frega. Per dire, le batterie devono essere universali. Perché adesso sei lì in Italia, nel tuo crogiuolo, poi ti togli dal cazzo, vai all'estero, cosa fai? Cosa fai? Andata a fanculo la batteria, cosa fai? Cosa fai? Devi comprare un altro trapano? Eh? Come? È questo il discorso che non volete capire, che tanti non gli vuole entrare nel cazzo di cervello. Ah, ma io ho comprato la motosega a benzina e funziona bene. Fanculo, grazie al cazzo. Non ho detto che non funzionano bene gli utensili. Il trapano è lì, funziona perfettamente, è un gioiello. È nuovo, nuovo. Non è nemmeno sporco, non ha un cazzo.